Distinguere un bugiardo da una persona sincera non è facile. La ricerca ci dice che abbiamo il 50% delle possibilità di smascherare una bugia. Tuttavia, ci sono alcuni segnali e delle strategie che, se imparerai a riconoscere e a mettere in pratica, ti daranno la possibilità di poterlo fare al meglio. Ciao, sono Jerry Grassi, psicologo e psicoterapeuta, e in questo video ti parlerò di bugie e di come fare a smascherare un bugiardo. Nonostante molti studi ci indichino quanto sia importante prestare attenzione ai messaggi non verbali per individuare un bugiardo, ricerche più recenti ci mostrano come non sia l'unica cosa che dobbiamo tenere in considerazione. Partendo dal presupposto che mentire richiede un vero e proprio impegno e che i bugiardi hanno bisogno di far lavorare il cervello affidandosi a più risorse mentali contemporaneamente, aumentandone il carico cognitivo, i ricercatori hanno dimostrato come non sono solo i messaggi non verbali a venirci in aiuto per smascherare una vera e propria bugia. Il carico cognitivo aumenta in quanto un bugiardo, per assicurarsi il successo della sua menzogna, deve fare un po' di cose contemporaneamente. Concentrarsi sulla storia che sta raccontando, assicurandosi che nulla gli sfugga. Tutto quello che dice deve essere allineato e lui è consapevole che a un solo dettaglio sbagliato può mandare a monte la sua bugia. Memorizzare la sua storia e agire come se fosse vera. Una bugia presentabile ha bisogno dell'emozione pertinente per essere credibile. Escogitare emozioni non è un compito facile, anche se ovviamente ci saranno sempre coloro che saranno abili nel farlo. Valutare costantemente se l'ascoltatore sta credendo alla sua storia e apportare modifiche ove necessario. Più emozione, meno emozione o arricchire la storia con più dettagli. Fare continuamente riferimento alla sua memoria per assicurarsi che la storia che sta raccontando in quel momento sia la stessa della versione che ha raccontato precedentemente. Come risulta chiaro, mentire è un duro lavoro che richiede di attingere a molte più risorse mentali che a dire la verità. Mentire significa recitare e recitare richiede uno sforzo, non ultimo dei quali quello di ricordare il copione e fornire una performance da urlo. Utilizzando questa osservazione, i ricercatori hanno trovato altri modi per smascherare i bugiardi, che si basano sull'esaurire le loro tanto necessarie risorse mentali, al punto da non permettere più loro di tenere il passo con le loro stesse bugie. Adesso vado ad elencarti le strategie per smascherare un bugiardo. Eccole qua. Fare domande sulla presunzione di colpevolezza. Fai domande basate sulla presunzione di colpevolezza piuttosto che su quella di innocenza e interrompi attivamente le negazioni. Un recente studio pubblicato su Human Communication Research ha dimostrato che questo tipo di interrogatorio potrebbe svelare una bugia il 97,8% delle volte. Quando invece fai domande sulla presunzione di innocenza, lo stesso studio ha dimostrato che la possibilità di smascherare una bugia si abbassa drasticamente al 50%. Fai attenzione però, se hai intenzione di avviare un interrogatorio, assicurati di avere buone ragioni per sospettare che qualcuno ti stia mentendo. Valuta bene se i tuoi sospetti non dipendono da problemi di insicurezza che devi risolvere con te stesso, altrimenti potresti danneggiare irreversibilmente le tue relazioni senza che gli altri abbiano alcuna colpa. Fai domande aperte e poi chiuse. È possibile rispondere alle domande chiuse con un rapido sì o no. Le persone che dicono la verità vogliono che tutti i fatti siano esposti in maniera chiara, quindi in risposta a una domanda chiusa avranno comunque il bisogno di argomentare con più parole. I bugiardi invece, per paura che una parola in più possa rivelare l'inganno, tendono a rispondere con dei semplici sì o no. Chiedi di raccontare la storia al contrario. Invece di chiedere a qualcuno di raccontare una storia partendo dall'inizio per poi arrivare alla fine, prova a chiedere di farlo partendo dalla sua conclusione. Raccontare una storia dalla fine è generalmente più complicato, ma nel caso dei bugiardi diventa veramente molto difficile. Se la storia che chiedi di raccontare è davvero una bugia, vedrai che in questo modo presto noterai degli scivoloni che lo smaschereranno. Fai domande inaspettate su dettagli imprevisti. Così come le persone oneste, i bugiardi proveranno ad essere ragionevoli. Spesso elaborano in anticipo i dettagli più significativi,
ma non possono concentrarsi anche su quelli più piccoli. Se per esempio qualcuno ti dice era una cena di lavoro e tu non credi che sia vero e che ti stia mentendo, chiedigli chi fosse seduto accanto a lui o lei, di cosa hanno parlato, chi c'era e quando è andato via, cosa ha mangiato, dove era situato il tavolo, quanti tavoli vuoti c'erano, insomma cerca di fare più domande che puoi su odori, colori, suoni, costi, ovvero tutti quei piccoli microscopici dettagli che possono smascherare una bugia. Fai le stesse domande più e più volte. È molto molto difficile memorizzare un piccolo dettaglio e se questa è una bugia verrà inevitabilmente fuori. Mantieni il contatto visivo. Anche se ti ho detto che il messaggio non verbale non è l'unico che può smascherare una bugia, questo non vuol dire che non sia importante, anzi ha una grandissima importanza, testimoniata da tantissimi studi scientifici. Come ti dicevo, quando le persone mentono devono costantemente attingere alla loro memoria per assicurarsi che ciò che stanno dicendo sia in linea con ciò che hanno detto prima. Quando qualcuno sta dicendo una bugia, il suo sguardo si rivolge spesso a cose immobili che non lo distraggono, mentre cercano di ricordare il loro copione. Mantenere il contatto visivo rende tutto più difficile. Ecco perché quando chiedi a qualcuno di raccontarti una storia a cui non credi, dovresti cercare sempre il contatto visivo. Se l'altro non riesce a mantenerlo, molto probabilmente ti sta mentendo. La sensazione di essere presi in giro è pesante da sopportare a livello emotivo e psicologico, e queste strategie ti aiuteranno a scoprire se ti viene detta una bugia. Usale però con saggezza e, come ti ho detto, cerca di capire se le tue sensazioni non siano in realtà fonte di una tua insicurezza, mi raccomando. La fiducia è l'impalcatura di ogni relazione, ma questa impalcatura può essere scossa sia dalle bugie che dalle troppe false accuse di mentire. Quindi mi raccomando, presta molta attenzione e sii certo di ciò che dici prima di accusare qualcuno. Se ti è piaciuto questo video e ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere aggiornato su tutto quello che posso fare per te. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video.